Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa one shot dei Dice Games Italia chiamata Edo, Le Origini. Mi ha fermato. Edo, tu hai la musica online? No. Chi è che sta vedendo il live, ragazzi? Io no. Chiudete, spegnete l'audio. Ah, no, vabbè. Spegni l'audio! Spegni l'audio! Aspetto! Uomo brutto. Va ok, bene. Ricominciamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al live dei Dice Games Italia, il mio nome è come sempre Quit108 e quest'oggi siamo qui per la one shot. Allora, andiamo a presentare la vecchia guardia, iniziamo da Rex91 che quest'oggi mi sta nei panni di Jormund Taker. Jormund Taker. Io sono Quit108. Chierico di livello 5, io sono qui 108 come Zach Proudsword, Rodomonte di livello 3 e Guerriero di livello 2. Poi abbiamo invece i due vincitori che andiamo del contest, che andiamo a presentarvi. Abbiamo il Barrog di Moria, come Lionel Redwood. Ciao Barrog. Ciao Quit, salve a tutti. Yes, e poi abbiamo The Nilais come Raigo Kakos. Salve ragazzi! Okay. Mi sentite bene? Spero di sì, perché sì, va un po' cagasso con... Perfetto. Sentiamo, ma vediamo continuamente il cerchietto. Ma lui è un cerchietto, lui è un cerchietto. Io sono l'uomo cerchietto, va bene? E lo stregone si traveste da cerchietto. Sì, esatto. È un implemento da donna, The Nilais. Basta. Va bene, e per il la faccia del master mi dà tristissima immediatamente. Per il resto abbiamo ovviamente la star del nostro show, Luca Bellini di Devil Company, The Master. Io mi licenzio a fine serata. Va ciao bene. A tutti ragazzi. È stato un macello. Non mi pagherò abbastanza per questo lavoro. A parte Roderick, a parte il caro Rexen che arriva alle 8:29 e dice sono arrivato in tempo, contando il fatto che io devo fare tutta la grafica ovviamente prima di partire, quindi infatti abbiamo solo una scena, dovevamo averne due, abbiamo la scena con roleplay e poi dovremmo avere la scena con solo le webcam, questa è la scena con solo le webcam che io sono riuscito a fare. Nulla, cioè soltanto il background della scena con ragazzi, le webcam, quindi evviva. Voi non avete idea di quello che c'è dietro le quinte di Dice Games Italia. No, voi non volete vincere il prossimo contest perché non volete vedere quello che succede. Vi roviniamo tutto. E io sono un cerchietto di merda. Prossimo contest. Vi roviniamo tutto. Ci dicono che lagga? Come fa a laggare? Lagga. Abbiamo perso 46 frame. Abbiamo perso 46 frame su 9421. Di media ad ogni live perdiamo un 700 frame su 90.000, cose così. Su 290.000, quindi biscotti. E io ho l'estate. Smette, e poi ho la Red Bull. La tazza di caffè. Sarà una pizza. Ciao, pronti per partire per Mordor. Sta cosa delle camere non sto capendo perché. Funziona tutto. Quindi, vabbè, The Nilais sarà un cerchietto. Sì. Perché? Sarà solo risoprannominato il cerchietto. Vabbè, è una classe ormai, eh. Esatto. Sì, classe di prestigio. Devi avere almeno un 50 in sfiga. Quindi, ragazzi, questi sono i due vincitori del contest di Dice Games Italia, i primi due vincitori del primo contest. Li abbiamo scelti perché ci sono piaciuti i loro background, ma non ve li facciamo leggere. In realtà, racconteremo i background a fine serata. E forse per vostra sfortuna NauxCube reciterà i background dei vincitori prossimamente. Oddio! In una... Perché ho scoperto questa cosa adesso? Perché il Ranger? Perché ho fatto una marea di meme sul Ranger. Ce l'ho con lui, senza offesa tia, ma ormai ti conosco benissimo. Però sì. È così. Ok, allora... ragazzi, a proposito, spammate un po' il live, scusateci che siamo solo 150 persone, spammate un pochettino. Spammate un po' il live perché molta gente magari non lo sa, molta gente non lo sa che siamo in live perché è a caso.
L'abbiamo però detto sia, sia nel video su YouTube che sulla pagina di Facebook. Sì, non abbiamo mai detto. Abbiamo detto il giorno del live, no, non sapevamo ancora il giorno del live, non abbiamo mai fatto il video per annunciare il giorno del live. L'abbiamo detto. Ah sì? Va nel video live del contest. Però non si sentiva molto bene, Master, anch'io ho avuto dei dubbi finché Nomello me l'ha detto su Skype la sera dopo. Quello prenditela con Ed, con il suo programma che non voleva prenderci il video del contest. Esatto. Non ci doveva acchiappare. Ma ragazzi, sono già le 9 e questa è una one shot. Oh, non prima di tutto, una cosa. Ma se io ho Skype gratuito, forse è colpa di quello che non riesco a vedervi? No, l'unico che deve avere Skype a pagamento sono io, perché così possiamo fare la chiamata di gruppo in webcam. E ce l'ha. Quindi allora, io direi di passare a descrivere brevemente, senza entrare nei dettagli della storia, ma descrivere il personaggio di ognuno di voi. Partirei da i due vincitori, direi Denilais, vai per primo tu. Allora, il mio personaggio è uno stregone legale neutrale, si chiama, come potete leggere, il nome impronunciabile Raego Kakos. Che sarà cagato, ed è... Sta zitto. È greco antico, ignoranti! Ma è una lingua morta, non serve. In breve, molto in breve... lui scopre da quando aveva praticamente 6 anni di avere questi appunto poteri magici, tuttavia lì dove abitava avere doni di questo genere non era molto possibile. Accettato, diciamo che non era molto accettato. È dovuto scappare da una famiglia violenta, ha incontrato il suo maestro, che l'ha praticamente cresciuto come un secondo padre e gli ha praticamente insegnato tutto ciò che doveva sapere per, diciamo, cavarsela in un modo molto triste e molto violento. E niente. Insomma, è una storia triste e violenta, comunque sia la tua, da quello che ho capito. Però approfondiremo meglio. Tipo Oliver Twist. L'approfondiremo meglio a fine serata. Perfetto. Red Robin 36, H Balrog di Moria, H Alessandro Fietta. Vai, aggiungetelo tutti su Facebook. Forza! Vediamo i tuoi. Anche i miei personali. Sì, allora, codice allora Liban AF 092, no, non lo so. Andiamo avanti. C'è la faccia di quello che lo stavi azzeccando, comunque, attenzione. I primi due cifre le azzecco sicuramente. IT, grazie al cazzo. Alessandro, ti sei bloccata la webcam? No. Almeno lui ce l'ha. No, c'è. Si muove male, ma si sono quanti bloccati. Voi siete bloccati. Ok. Anche voi siete tanti bloccati, vabbè. Balrog, vai. Va bene, dai. Ovviamente il tuo personaggio. Redwood è nato in una famiglia... Allora, Lionel è nato in una famiglia nobile ma purtroppo povera, così il padre è stato costretto a spedire lui e suo fratello minore come scudieri a un castello dei Cavalieri di Medo, tant'è che uno dei cavalieri ha riconosciuto il valore di Lionel un giorno e lo ha preso come suo apprendista, così che Lionel è stato appunto cresciuto per diventare proprio un paladino, un Cavaliere di Medo a tutti gli effetti, fino al giorno in cui il fratello minore, per invidia o per qualche altro motivo, gli fotte tutto quanto il futuro, praticamente, non so da dire altro. Gli ha fottuto il futuro. Esattamente. È stato un fottimento di futuri pesantissimo. Quit, il tuo personaggio. Il mio personaggio è Zack Proudsword ed è un nobile, un principe, secondo genito di una famiglia. Non ti avevo vietato Proudsword? No, tu mi avevi vietato Longsword... Longborn, perché va bene, Proud e Long soprattutto, che era bellissimo. Esatto. Va bene, Proudsword, va bene. Anzi, l'avevi detto tu, Proudsword, oltretutto. Hai ragione. Okay. Va bene, comunque, è Proudsword ed è della famiglia Proudsword, secondo genito. Sempre poco cagato dal padre, perché ovviamente il primo genito era molto... lui diceva che era portato per essere re, nel senso che era integerrimo, era...
cattivo, anche un po' grosso, era molto più un cavaliere, mentre Zack era un po' più mingrellino. Però per cercare di prendere, per cercare di far capire al padre che valeva anche lui, lui impara a fare, a, impara l'arte della scherma, molto bene, diventa il miglior schermidore del, del suo regno. Però il padre decide all'età di 26 anni che lui deve diventare un chierico di Medo. E quindi Zack prende e scappa dal, dal regno perché non vuole diventare un chierico di Medo, perché adora le donne tantissimo. Gli piacciono un sacco. È vero, questo è veramente il PC. Tu stai scherzando, ma questo... La situazione è simile alla mia, solo che io sono il fratello maggiore e Mark è il mio fratello minore, che è uno stronzo. Te la situazione ribaltata. Esatto. Jormund Taker, vai. Allora, il mio personaggio è un chierico legale buono di Medo. È nato nella fiorente cittadina di Stratgard, in un'isola del sud, da una coppia di artigiani di vasellame locale abbastanza famosi. E diciamo che in giovane età viene preso e accudito nelle, diciamo nei, nel tempio di Medo, dove diventa un chierico. E niente, poi viaggia, diciamo, viene spedito nel mondo per svariate missioni benigne, portare la parola di Medo, aiutare il prossimo e cose di questo genere. E la chiudo qui. A fare praticamente il testimone di Geo, praticamente. Sì, esatto. Bravo, sono siamo, testimone siamo, di Geo, siamo i testimoni di Geo di Medo, tutti quanti noi. Yeah. Yeah. Però a me piace fottere, quindi no. Comunque, è un finto. Nilais, riaccendi la webcam perché sennò mi hai sballato tutto il layout. Sono triste. Va bene, dai. Rimarrai un cerchietto, mi dispiace, cazzi tuoi. No, non voglio, almeno questo. Il mio layout viene prima di tutto e lo sanno tutti su questo e live. Non puoi essere OAC su questo live. Esatto, non puoi. Perché ho chieduti, sei un maschio o sei una femmina? Non è più un problema. Io ho una domanda per il Barrog. Ma se tu sei qui, che cazzo sì. fa le meme oggi? Le farò domani, che devo dirti, le farò domani. No, oggi le voglio le meme. Noi togliamo tempo all'università, al Barrog, per fare le feste. Vi dico solo vabbè, questo. Tanto anche se si laurea non è che ha un futuro, no? Quindi, cazzo gliene frega, è meglio che fa meme. Benvenuto su Dice Games Italia. Con me è sempre così, e quindi faccio l'abitudine. Ok, allora, mentre io inizio, chiedo a Daniles di cambiare la sua immagine avatar. No, non sento. No, aiuto. Io non la vedo, quindi può anche tenere quella che ha. Io l'ho riaccesa la webcam, che non funziona, non sto capendo. No, deve tenerla accesa, sennò mi sballa tutto il layout, Luca. Va bene, ok. È un cerchietto. Bene. Ok, allora, io direi di iniziare. Quindi, come mai questo gruppo di persone sono tutti insieme e non stanno facendo una riunione sulle tattiche per approcciare la gente per i proseliti? Non si stanno... Aspetta un attimo, ma mi devo spostare. Abbiamo anche il nostro Cecil del giorno, che si sposta con il computer. No, perché la connessione mi sa che sta diventando un po' di merda, quindi sposto in soggiorno, scusate. Va bene. Beh, comunque qualcuno che si muove con la webcam ce l'abbiamo sempre. Ok, allora. No, riaccende. Questo gruppo è unito dalla volontà di ritrovare Mark Red. Non sto capendo un cazzo. Vabbè, lascia stare. Porco. Che stiamo per iniziare. Porco. Neanche io sento più niente. Aiuto. Davvero? Noi non possiamo. Io non posso lavorare così. Non posso. Io ho il cibo di quella scabbia. Cioè, non posso. Master, ripeta, dai. Oh cazzo! Allora, sì. E poi da me, scusa. Cioè, ho premuto il tasto e l'ho premuto di nuovo. Nilais. Cosa? Nilais. Con mio padre, sto cercando
molto probabilmente non sono io che va a caccare la webcam, magari siete voi, per una volta non è colpa mia. Ma perché? Perché a noi funziona tutto, a te no, e quindi siamo noi la colpa? Esatto, non ha senso, Danilo. Perché devo essere io? Non voglio. Ma lo so. Io so, io dai, so perché, perché. Facciamo spiegare al master, per carità di Dio. State tutti zitti. Ok. Punto. Neanche rispondete. Quindi, cosa unisce questo gruppo? Unisce, da un lato, la ricerca di Mark Redwood per il paladino e il suo compagno, quindi per Lionel e per Zach si tratta di ritrovare Mark, perché è il motivo del per cui Lionel sta viaggiando, mentre per Jormund e Raego il motivo è un altro, perché sospettano che insieme a hai Skype, Gabriele, vedi proprio Skype, non l'hai aggiornato. Ilaiz, zitto, zitto. Fa schifo. Non papà, sta spiegando, grazie. Zitto, per favore. Mamma mia. Per favore, grazie. Ecco, non riesco neanche. Mentre per Jormund e Raego il motivo per cui si sono uniti è che sospettano che insieme a Mark si trovi un eretico, o meglio un esponente di una chiesa, di una divinità malvagia, che loro stanno cacciando, a cui stanno dando la caccia per portarlo davanti alla giustizia. Avendo sentito che si trova insieme a Mark, le ragioni del gruppo si sono fuse. Hanno trovato un punto comune d'accordo e, secondo delle informazioni che hanno recuperato, pare che il nostro caro Mark Redwood si trovi a Rutis. Una cittadina alle basi dei monti, abbastanza grande, ma non così importante. Sta molto tipo, mezzo, tipo Busto Arsizio, tipo. Oh cazzo, ma io perché mi devo sempre beccare il giocatore che sa. Ma ormai ci deve aver fatto l'abitudine, secondo me, da più di 4 mesi ormai. Allora, la si chiama Rutis, si trova non lontano dalle montagne tessite, quindi siamo comunque non lontanissimi da dove hanno giocato la compagnia dell'Inetto. Potremmo salvare Rodrek. Non sapete dove siete, che è catturato. Oltretutto, vai, vai, fai tu. Quindi vi trovate lungo la strada per Rutis. A voi. Tutti e quattro? Tutti e quattro, a voi. Vi lascio il tempo di parlare tra di voi, far capire, farvi dialogare tra di voi, conoscere anche meglio i vostri personaggi. Allora, siamo in una taverna, quindi. No, siete per strada. Siete arrivati davanti alla città, ma dovete ancora entrare tutto. Ragazzi, non sapete quanto sto sognando un letto caldo e un buon pasto, veramente. Ah, è la terza volta che lo ripeti. Non c'è bisogno che lo dici ogni minuto. Io sono in cima al mio cavallo, bello in groppa, bello fiero, e dico: santo cielo, Zach, metti di fare la donnicciola. Adesso non vedo l'ora di mettere piuttosto le mani su quel bastardo di mio fratello. Guarda, io onestamente stasera vorrei farmi una donnicciola, ragazzi, più che fare la donnicciola. Se tu guarda la testa. Siamo arrivati tranquilli e beati, ora tutto bene, abbiamo passato un lungo viaggio, abbiamo faticato fino per arrivare qui. Ora, tranquillamente andiamo dentro la città, sicuramente troveremo una locanda dove poter distendere le nostre membra tranquillamente e bere. Palesemente bere. Lionel. Io mi associo, dico, Jormund, sant'uomo, mi associo a lei. Certamente adesso è la cosa migliore da fare, anche se Mark, maledetto, maledizione a lui.
Va bene, dai, Lionel, non si preoccupi, non si cruci per questa cosa. Sicuramente suo fratello l'ha fatto per delle sue ragioni. C'è sempre posto per il perdono. Per due sue ragioni: rubare le reliquie di Medo e dare poi la colpa a me. Io mi giro, io mi giro verso Daniele, verso Daniele se faccio. Poi sono io quello monotematico, sì. Bello? Almeno te parli donne, questo qui parla solamente della sua carriera. Sono leggermente fastidito, no, ma non la faccio più. Guarda che c'ha ragione, anche a me girrebbero. È tipico stregonesco, non la faccio più. La faccio più. Parla il nanico anche lei, signor stregonesco. Come fa a saperlo, sa? Esperienze passate con svariati nani durante i miei viaggi. Ah, coi nani, eh? Non ti facevo quel tipo di persona. Anche i nani devono ricevere. Non cosa ha capito? Ho preso i voci. Bello che sia. Io mi sono tolto l'elmo e sto facendo doppio face palm in cima al cavallo, praticamente. Col cavallo, con il zoo. Esatto, ah, cavallo, tutto. Noi due siamo a cavallo, voi due siete a cavallo? No, io no. Io no. Io cammino, a differenza vostra. Ah, poveri villici. Renato, il mio cavallo è... Renato. È... Cazzo di nome ben cavallo. non dirlo, è il cavallo degli Evil Company, non dirlo. Ah, ok, no, non parlo più. Il mio cavallo si chiama Lightning Strike, quindi... E lui è Renato, che cazzo tipo, per tipo il pallino a cavallo, il mio cavallo, nome nobile, Light Strike. Poi arriva quell'altro, il mio si chiama Renato. Esattamente. Siamo un cavallo strabico, praticamente. Ok, siete giunti alle porte della città. Che bel buco di merda. Oh, moderiamo le parole, signore incantatore, moderiamo le parole. Ah, è carina, dai. Che è uno specchio spintere, è meglio? Ha delle mura, master? Sì. Di pietra? Sì. Quindi ha una porta cittadina? Sì. Allora, ha delle mura, è una città ben difesa. Se è una città grande ci sarà anche un tempio. Di conseguenza è una città rispettabile per me. Davanti alle porte chiuse, perché ormai sera, vi fermate. Cosa fate? Io... Se ci sono delle guardie. Sì. Chiamo... Guardie! C'è nessuno? Guardia? Guardie, c'è nessuno? Chi vuoi? Chi vuoi? Uè, Gumpa! Che vuoi? Ma te lo scendere! Io inizio a dire per favore! Oh, ma sono andata... Stavo bisogno! Allora, sono andato serio. Sono finito a Milano un attimo con il figlio, sono andato. Si affaccia... Ti affaccio una guardia da sopra il portone. Viaggiatori? No, suore, sì, viaggiatori. Quanti siete? Siamo in quattro. Io sono Lionel, paladino del più che rispettabile Medo l'Invincibile. E questi sono i miei compagni. E questi Salve. Sono i miei boys. Aspetta un attimo. Lionel e i suoi boys. No, Lionel e i suoi messi. Dopo pochi minuti aprono la porta. Vi aprono il portone per farvi passare. Grazie, buon uomo. Medo la benedica. No, no, buon uomo, scenda giù dal cavallo. Va, scenda. Alzo le mani e scendo dal cavallo. Ci sono sei guardie. Due chiudono il portone dietro di voi. Io salto giù in modo aggraziato. Non abbiamo intenzioni ostili. Se mi... Beh, lo direbbe anche uno che le ha. Ma l'hai visto? È un paladino di Medo. I paladini non mentono. Ti può dare il suo simbolo religioso? Può controllare. Figlio, ogni simbolo religioso d'argento. Controlla.
E anche il signor Jormund qui è un santo paladino di me, è un santo chierico di Medo. Sì, esattamente. Tiro fuori anche io il mio simbolo religioso di Medo d'argento. Sembra a posto, perfetto. A me basta questo. Benvenuti. Benvenuti a Rudis. Buon uomo. Avete già un posto dove alloggiare? Beh, veramente pensavamo di trovare una locanda per riposare. Sai indicarcene una? Sì. Con tesia. In fondo alla strada. Non potete sbagliare. In fondo alla strada è arrivata una piazza. Sulla molto piazza obbligato. Si affaccia una taverna. Molto obbligato, la ringrazio. Molto allora, ben gente e buon uomo, grazie mille. I nani rotolanti. I nani? Ma perché dovevi mettere i nani rotolanti? Io praticamente la visita dell'elmo mi cade davanti per lo stupore. Pang! La ritiro su e faccio i nani rotolanti, mi perdono. Va bene. Io dicevo da nani. Cucinano bene e fanno... E hanno un'ottima birra. I nani sono... Mi giro verso gli altri e faccio, signori miei, dopo svariati giorni di viaggio, non credo che ci possiamo mettere a parlare di nomi di locande. Forse è meglio andare a trovare un posto. Preferirei parlare di nomi di sì, birra. Dai, sono stanco, sono stanco. Allora io rimonto a cavallo e diciamo, andiamo amici, tanto... Tanto. Morita lì proprio. Tanto. Ok, va bene. Io chiedo alla guardia se ci sono belle donne in città. Cioè, se è una città con delle belle donne o se no. Ma se arrivo qual è il valore questo? Di figaggine della città, chiedo. Ma se lo sento questo. Fammi un tiro. No, vi lascio andare avanti. Vi lascio andare un po' avanti. Fammi un tiro di ascoltare. Un attimo, questo più uno. Sono sordo, non sento. Sei preso da quello che stavi discutendo te. Esatto. Senti solo la tua magnifica voce. Come ogni paladino. Mento mi sta parlando in questo momento. Esatto. E ti dice alza la visiera, coglione. Allora. La guardia ti guarda, ti squadra. Senti, se vuoi divertirti, posso indicarti un posto. Se no, evita di creare casini. Indica, amico mio, indica. Ti prende sotto braccio, dice. Poco prima sono a cavallo. Sei sceso giù da cavallo. No, sono rimontato quando sono rimontati loro, scusa. Rimontato. Solo il rimontato. Solo io sono a cavallo. Sono groppo cavallo. E comunque siete stronzi a procedere a cavallo mentre gli altri due vanno a piedi. Io sono un cazzo di nobile. Io viaggio comodo. Non l'hai ancora capito. Io sono un chierico di Medo. Sono abituato ad andare a piedi. Come prima della piazzetta. Della piazza. La via prima. A sinistra. In fondo. Ha delle tende color vinaccia all'esterno. Grazie amico mio, gli do due monete di rame. Che mortaccione. Ciao cazzo. Torna sugli spalti. Cazzo che braccio lo guardo e gli faccio. Mi servono per le donne amico mio, per le donne. Sempre per le donne. Allora io raggiungo il paladino e ti faccio... Guarda, voi andate pure alla taverna, prendete anche una camera per me, io arrivo subito, devo andare a vedere un paio di cose. E poi mi allontano. Subito? Sì, subito. Se torni subito hai un paio di problemi, amico. Lo chiamavano la pistola più veloce del West. La spada più veloce del regno. Non è in ogni caso una cosa di cui vantarsi, No. Non voto. Alcune donne lo trovano sexy e utile. Specie quelle che devi pagare. Ma quando? Quelle che devi pagare. Quelle che devi pagare. Lui si voleva chiamare Longsword per un motivo ben preciso. Per compensare il problema. Esatto. Ok ragazzi, quindi mentre si sta allontanando il vostro compagno, cosa fate? Io mi dirigo verso la locanda. Anche io in testa, a cavallo. A cavallo. Perché sono sborone. Cioè, non avevo... tra la taverna a cavallo
Io stavo un team prima. Questo è proprio il chierico che ti chiedeva, ma entra la taverna col cavallo. No, poi fai la pena, arrivo davanti alla porta, scendo, schiocco le dita e il cavallo scompare. No, no, aspetta. È il cavallo magico di Saladini. Sì, ma è molto fisico. Ah, e come fa a scomparire un cavallo di Maido praticamente? Non scompare! Dov'è che hai letto che scompare il cavallo? Posso richiamarlo e poi... Se la gira per i cazzi suoi, però è sempre vicino a te. Puoi richiamarlo, lui verrà da te. Ma che cosa è? L'amico. Io ho detto che il cavallo viene richiamato da una dimensione divina. Sì, la prima volta. Poi ti guarda e dice: muove forte in giro. Da mangiare. Posso rimandarlo? No, fare la cacca. E io cago tanto. Anzi, tu devi venerarlo il tuo cavallo, perché è un dono di Medo. Io pensavo di avere un cavallo magico, invece mi trovo sto ronzino. Va bene. Sì, il cavallo dai, lo cazzo. No, non lo dico, lo penso. Anche telepatia il cavallo. Ok, arrivata alla piazzetta. La piazzetta è abbastanza affollata. C'è ancora molta gente in giro. Ci sono anche delle bancarelle che vendono varie cibarie. Sembra che siete giunti durante una piccola festività. Quindi ci sono comunque luci in giro e ci sono bancarelle e diverse persone in giro. Sulla destra, nella piazzetta, notate la taverna dei nani rotolanti, che ha come insegna due nani ovali, no, proprio rotondi, che rotolano, praticamente due ovali con le barbe che rotolano. L'ho già vista questa cosa in giro. Questa è un'antica, è un'antica tecnica di guerra nanica. Si rotolano contro il nemico. Roderick non sarebbe d'accordo. Tu non hai visto lo Hobbit, vero? Comunque Luca, non lo hai visto, no. No. Cosa ti sei perso? Okay, no, io ho visto la premiere. Io ho letto il libro. Ok, hai visto il film? No. Quindi torniamo alla situazione. Che fate, ragazzi? Allora, io scendo da cavallo, prendo il cavallo per le briglie, fermo un villico, sì, e gli chiedo: buon uomo, come mai sono tutti quanti alzati ancora a quest'ora? C'è una festività per caso? Sì, c'è una festa. Vai, ragazzi, vuoi? Da fondo sala. Da fondo piazza, ma un paio di cazzi tuoi. Festeggiamo la fine del periodo estivo. E l'inizio dell'autunno. Bene, bene. Va bene, mi giro verso gli altri e dico: beh, andiamo alla locanda a sto punto. Sì, ovviamente, anzi, io sono anche abbastanza stanco dopo questa lunga camminata. Lei, per sua fortuna, ha il cavallo, io purtroppo. Il profitto della piaga. Lei ha il cavallo, io purtroppo. Non si preoccupi. Medo dà la forza a ogni suo fedele padre. Ovvio, ovvio. Dai, nel caso abbiamo una razione da 500 kg che cammina, dai. Però, eh? Senti un pizzicorino dietro il collo. E la coda del cavallo. Va bene, entrate dentro la locanda. Sì, però io leggo il cavallo fuori, però, ovviamente. Va bene. In realtà il cavallo del paladino... Per non farlo sentire male, perché il paladino pensava che scomparisse, no, si nasconde. Ogni qualvolta il paladino si gira e fa così, il cavallo si nasconde. E il paladino crede che scompaia. Esatto. Lui lo crede, gli altri vedono il cavallo. In realtà è un cavallo intelligentissimo. Si nasconde dentro i barili. Entrando dentro notate che la presenza di nani comunque è cospicua tra gli avventori. Ne contate almeno una quindicina. Gli altri sono quasi tutti umani. Stanno tutti bevendo e si stanno divertendo. E pochi fanno attenzione al vostro ingresso. Ok. Cerco un tavolo vuoto. Mi associo al chierico.
lo trovi in fondo alla sala, però ha solo due sedie. Io il paladino si siede sul cavallo. Lascio cavallerescamente le due sedie ai miei due compagni e vado a cercare un'altra sedia. Ecco, oh, vale. Grazie. Cavallerescamente. Molto gentile. Non la trovi. Vai. Non occupate. È festa, ci sono gli sconti al bordello, è vero. Non c'è nessun'altra sedia libera, grande. Sei un ballerino, sei il cavaliere, te ne stai in piedi. Ti posso dire. Allora vado al bancone. Faccio, buon uomo, mi serva 3 boccali di birra, perché, per favore. Va bene, 3 monete di rame. E gliele do. Venga. Prendo i boccali e li porto al tavolo i miei compagni. Chi è sto? Bello. Questo è Denila Is. Credo che Denila Is sia rinchiuso tipo in una cantina. Dai rumori che ha fatto. In una cripta. E torna con la birra. Si sta autosigillando da solo praticamente. Torna con la birra. Ha scelto la tua presa. No, era fede di merda. La birra, ringraziando. Grazie mille, paladino Lionel. Sono molto grato. Ho una certa età ormai. Quanti anni hai, Rex? 45. Ammazzo! Ammazzo! Asci tuo, ambedio! È antico nanico, si sposa bene col luogo. Va bene? Ascia, boh, prendo la birra e comincio a tracannarla. Allora io mi appoggio. Denila Is, il personaggio di Denila Is, Raigo, è un 17enne. Esattamente. No, un 17enne. 18enne? Vabbè, cazzo, cambia. Io ho 25 cazzo. Anni più o meno. Io ne ho 26, sono più vecchio del paladino. Fammi vedere esattamente quanti anni ho, lo sono segnato. 25 esatti. 25 esatti. Dentro l'harem Zack trova le donne attorno a un halfling biondo con un gatto. Ok, Zack, sei arrivato al bordello. Parcheggio il cavallo, metto a retro le cose. È un cavallo sportivo, non quindi le frecce, no, sai. Sì. No, comunque leggo il cavallo fuori da questo posto. Faccio Renato, mi raccomando. È un cavallo da guerra, quindi in teoria, anche se provano a salirci sopra, non è che segui un po' tutti. Sì. E entro nell'harem. Entro nel bordello. Non è un harem. Per Zack è tutto un harem. Tutta la città è un harem. Entri nel bordello. Perfetto. Io comunque ho notato una certa somiglianza fra tutti i personaggi di Edo. Sono tutti tipo un infomani. Ma non è vero. Ego amava rubare. E scopare. Amava i piaceri della carne, aveva tutti i piccoli vizi. Però in realtà chi cazzo se lo chiama Nefling, onestamente. Magari giocare con la DL. Oh, Master, mi permette una... Master, mi sto leggendo dal manuale del giocatore ora. Dice, ecco, una volta iniziamo. Volta al giorno, con un'azione di round completo, un paladino può richiamare magicamente la sua cavalcatura dal reame celeste in cui risiede. Esatto, una volta al giorno. Scusi, allora dove va? A quel paese. Una volta al giorno. Si nasconde. Se tu lo fai scomparire, subito dopo esci e dici, devo usarlo? Affaracci tuoi. Ah. Se vuoi, va bene. Ah, ok, hai capito. Il paladino a più. Ok, capitissimo. Sapevamo tutti che sarebbe andata a puttana un giorno. Barrog, mettimi il manuale del gioco. L'ho fatto. Io l'ho lasciato nell'altra stanza. Credo che sul manuale del giocatore ci sia sempre la cosa che il master ha sempre ragione comunque. Sì, sì, è prima pagina. Quella è prima pagina. Giustissimo. Chi è che si sta a tirare una sega qua dentro? Dila Is. Non sono io me le faccio tirare, grazie mille.
hanno un costo, però. Direi, hai un microfono talmente sensibile che ci fa sentire tutti i rumori. No, questo è Ale, non è Denile. Cosa? Il rumore. Non so se non sei morto. Va bene. Zac, che cavolo, Zac. Entri e le fai tutte. Bene, sei uscita. No, sono contento. Entri dentro. Esco fuori, entro dentro, esco fuori. Sì, vuoi fare proprio il... C'è un uomo seduto su un puff che sta leggendo un libro. C'è uno che è in un bordello e legge un libro. Cioè, non capisco il senso. Che vedendoti entrare, mette, chiude il libro, ti guarda e dice, sì? Salve, sono venuto per... E dito corto, scappate! Piacere, Zac, cazzo corto. Sono venuto per approfittare di questo locale, delle wares che può... Perfetto, perso. Lasci pure 5 monete d'oro sul bancone. Prendo 5 monete d'oro, gliele lascio. Scelga lei. Cioè, posso vedere la mercanzia? Me le sì, puoi esplorare un attimo. Buste, le fave. Puoi entrare in tutte le stanze e controllare quella che vuole, però solo con una vada. Va bene. Cioè, non c'è un catalogo. Perché sapendo che è la festa di autunno, cioè dell'inverno, della primavera che dà spazio al coso, l'estate che dà spazio all'autunno, cos'è che era? Che tu non lo sai, okay. Tu lo sai. Va bene, allora niente, guardo. Che interessi hai? La cerco formosa, possibilmente bionda, perché ha un debole per le bionde lui, però anche rosse gli vanno bene. Va bene, il secondo piano, la terza porta a sinistra. Entra e Zac fa tutto quello che deve fare. E la ragazza è bella, non eccessivamente, però è carina. Cioè, ci sta. Rolliamo per godimento. Poco. A Zac non è piaciuto. Non l'ha fatto. Colazione precoce. Cioè, la scena praticamente è stata lui che entra, lei che lo guarda, fa quando iniziamo? Io ho già finito. No, quella era per godimento, non era per durata. Scusa, pure, ma soffro di eccolazione precoce. Dannazione. Va bene, nella taverna si avvicina un nano, raccatta i vostri boccali vuoti. Io sono appoggiato al muro visto che non c'è nessuna sedia. Ne volete ancora? Per no, me io sto a posto così, grazie. Porto un altro giro. No, No, non per me, grazie. Anche per me, porta solo per il signorino qui. Poco dopo torna con tre birre, che mette giù 3 monete di rame. Io non ho chiesto nessuna birra, grazie. Pago io, non vi preoccupate, tiro fuori le monete di rame e gliele do. Grazie mille. Metti via padre. E si allontana. Comunque adesso... ragazzo. Ah, è vero, devo rollare per il godimento di lei. Perché quello era il godimento di Zac. Quello lo tiro io. Io ho tirato un 16. No, lo uccido io. Ma tu hai tirato un 15. A lei è piaciuto comunque. Più che a te. Io pago per dar piacere alle donne, non per riceverlo. Ti passo lì la sua single per scelta, tutte queste stronzate qua, tipo. No, io ho spiegato single a vita. Il cazzo sei di? Non c'è stata tu ragazza a casa? No. Ecco. Ragazzi? Per gaming. Comunque guardo il ragazzo e faccio comunque il ragazzo. Andiamo a cercare il codice. Come? Mi sentite? Poco. Sì. Alza il volume, Rex. Adesso mi sentite? Sì, perfetto. Sì. Perfetto. Dicevo, guardo il ragazzo e dico comunque, ragazzo mio, andiamoci piano con gli alcolici, dato che comunque siamo in missione e non sappiamo cosa potrebbe succedere, tentiamo di mantenere la mente lucida. Dall'altro lato della sala sentite un nano fare birra! Un'altra ascia!
Perché? Ma il fascio di birra. Beh, prendi anche tu il tuo boccale. Ragazzi, forse dovete discutere di qualcosa? Esattamente. Dunque, allora io lascio perdere la birra che ha portato il nano e dico... Allora, dovremmo cominciare a chiedere qualche informazione, insomma, la locanda sarà piena di gente, qualcuno avrà pure aver visto Mark, oppure l'eretico che state cercando voi, il padre Jormund. Potrei provare a parlare con il taverniere per vedere se riesco a scoprire qualcosa. Io chiederò invece tra gli... Se io invece chiederò invece tra gli acquirenti. Facciamo così. Ok, perfetto. Quindi io invece mi farò, non lo so, forse me ne esco un po' in giro per il per come cazzo si chiama intendo per il mercato, magari vedo un po' in giro, faccio finta di comprare qualcosa tipo quando sono all'Ikea e chiedo informazioni in giro così quando sono sapere. Va bene, signor Ikea di D&D dove si comprano asce. Asce di pegna, solo 80 monete d'oro. Montati. E soprattutto da montare. Va bene, Rex, vai primo. Ok, mi alzo e mi dirigo verso il taverniere. Va bene. Ti guardi, c'è una birra? No, grazie, buon uomo, anzi, per oggi ho dato anche troppo. Sì, troppo. Senta, invece volevo sapere alcune informazioni, dato che lei mi sembra un uomo molto intelligente, molto, sa, solitamente si vede che lei sa cosa succede in questi posti. Prova a deleccare il culo. Si vede che lei è sicuramente un tipo fumato. Stavamo cercando un paio di persone, non so se lei ne ha mai sentito parlare, una si chiama... Mark Redwood. Giusto per dirti, mio fratello mi somiglia molto, quindi stesso colore di capelli e occhi. Sa, somiglia molto a quel paladino lì, quell'uomo lì che vede lì giù. Quello che non sto uscendo dal locale. No, io sono sempre nel locale. Sta parlando con... No, io sono quello che sto uscendo dal locale, andai in giro. Sì, Mark, sì, lo conosco. Oh, lo conosce, ah. Sì, l'ho sbattuto fuori da qui giusto ieri. Oh, che peccato. Il pidocchioso ormai non ha soldi. Anzi, me ne devo un sacco. Assomiglia a quello? È un parente? No, gli assomiglia di vista. Assolutamente non è assolutamente... Rascinare? No! Ragazzi, comunque prima Rexer non stava raggirando il tizio. Adesso lo sta raggirando, ma prima Rexer non stava raggirando il tizio. Sì, ho vinto. Ok, ti dice, ah, vabbè, sarà, ci assomiglia in effetti. Anche se Mark non è certo così ben messo. Ma è venuto più giovane di me, Mark, d'altronde. Avrà circa 19 anni. Sei? Solo per l'informare. No, anche perché sto dicendo che ne è parente a te, poi non è che ti puoi avvicinare e di no, mi fratello, non è proprio come, è un po' più giovane. Quindi... Perché lo cercate? No, sa, lei, ce l'ha detto lei, è un tipo, uso per usare le parole sue, non me ne voglio, un po' pidocchioso, ecco. E doveva a quel ragazzo determinate cose. E purtroppo ci siamo persi. Arriva tardi, ormai Mark non ha nulla. No, ma non è nulla di valore. Ti mostri ai lati delle strade ormai. Oh, davvero? Dove è andato fuori di testa. Senta, cercavo anche un'altra persona, mi scusi per il disturbo, anzi gli allungo anche una moneta d'oro. Scusi per il disturbo. Cercavo anche un'altra persona di nome Balden. Balden, no, non mi dice nulla. Però la ringrazio. Vuole desidero? No, grazie. Posso vedere per percepire intenzioni se sta mentendo? Sì. Nel caso è un dio. Un maestro delle menzogne. In realtà l'host ha già chiuso il caso. Sa già dove è Mark, come prenderlo e cosa fare.
Cos'è sta musica? Sempre New Day. Un attimo. Parla, si sente. Questo è Dice Games Italia. Non un live che abbia dei problemi. Yeah. Ok. Scusa. Allora. Io rientro più o meno in... No, aspetta, sono io chiedo informazioni in giro per... Sì. Sì, chiedo informazioni in giro tra i tavoli, se qualcuno ha visto, conosce un tizio di che nome è Mark. Mark? Mi somiglia abbastanza, sì. Mark? Sì, capelli neri, occhi azzurri, stesso mio... Sei tu Mark? No, non sono io Mark. Mi devi... Due birre. Mark è mio fratello. Quindi tu mi devi due birre. No, mio fratello le deve due birre. No, tuo fratello non può più dare niente a nessuno. Potremmo partire un applauso da fuori dal locale, perché complimenti, genio. Un paladino di Medo non può mentire, è contro le regole. Un paladino di Medo non mente. È contro il codice d'onore. Per questo i paladini non piacciono. Neanche un chierico di Medo può mentire. Effettivamente. Chierico sì. Di Medo fa il bene del gruppo. È vero. Ecco. Non potevo creare problemi. Gli allungo una moneta d'argento e gli dico: questo è per le monete. E se mi puoi dire anche dove posso trovare Mark. Puoi trovare di sicuro passerà qui. Oh, beh, molto obbligato, grazie. Perché proverà a bere, vorrà, cercherà di depositare una birra. Tipico di lui, in effetti, sì, tipico di lui. Ringrazio l'uomo. Grazie mille, Fusto. Prego, Villico. Allora vado dal chierico. Allora Jormund, e chiedo, padre Jormund, lei ha avuto qualche informazione dal taverniere? Sì, purtroppo delle brutte notizie per lei. Purtroppo ho avuto informazioni che suo fratello non è esattamente ben messo in questo periodo. Ho saputo anch'io dagli acquirenti. E sì, me lo aspettavo in effetti. Diciamo che da quello che ho saputo, elemosina per le strade non è esattamente ben messo sulla testa. Sì, infatti. Però comunque ho saputo dagli acquirenti che egli potrebbe venire qui stasera. Perché. Scusate, un attimo. Chi cavolo può fare questi rumori? È Alessandro. Stavolta non so. Alessandro! No, c'era, era solo il mio compagno di stanza che passava, scusate. No, sono rumori. Movimento. Stai tenendo lo schermo del portatile? Sì, sulla pancia. Può essere che è quello. Aspettate un attimo allora. Sì, sei tu. Va bene. Ok. Oh, non solo. Puoi viaggiare. Yeah. da quando quel vecchietto mi ha fatto quella frase, ce l'ho a morte. Ecco qua. Ti sei veramente sdraiato per terra? No, sul divano. Hai messo le codelle per terra. Ok, va. Persona comoda comunque. Giusto. Dice Games Italia, i giocatori sono orizzontali. Cioè morti. Zack in questo momento è molto orizzontale. E hanno anche i pollici opponibili. L'evoluzione su Dice Games Italia. Ilais, fai vedere anche i tuoi pollici opponibili. Oh. Vai a cagare. Oh, che peccato. Senti, ti faccio vedere un altro dito, però non si può vedere, mi dispiace. Però posso immaginare. Oh, è un tondo. Ecco, bravo. È un dito, è il mignolo, tondo. È il mignolo. È un dito molto tondo. È un dito che continua a girare. Ok. Mi sto così. Raego. Yes. All'esterno, cosa fai? Boh, c'è una piazza, giusto, di fronte a me? Sì, sì. Con un po' di gente che si trova lì. Al centro della piazza hanno acceso un falò. Giro, se ci sono delle bancarelle, giro, come ho detto, faccio finta di vedere e inizio a chiedere informazioni ai negozianti. Che genere? Se c'è... In genere, sì. Che... No, che e genere poi... informazioni?
Ah, che genere. Si hanno visto un tizio che riguarda la descrizione appunto di Mark. Se per caso era accompagnato da un'altra persona, eccetera, eccetera. Molto easy. E poi mi avvicino anche al falò, giusto per osservare. Ok, ti dicono... ti dicono che... alcuni negoziati ti dicono che conoscono Mark, che ha rubato le loro bancarelle, e che hanno dovuto pestarlo. Hanno fatto bene. Perché continuano a cercare di accatarsi la roba. Comunque questo è il karma, eh. Sì, sì, sì. È la stessa cosa che pensa il mio personaggio, fidati. Perché è il karma? Se fai cazzate, le cazzate si ritorcono contro. Sì, è giusto. Se non fosse il mio stesso fratello, direi che è un gran figlio di puttana. Ti insulteresti da solo? No, se non fosse mio fratello. Appunto, altrimenti ti insulteresti da solo. Esattamente. Va bene. Dicono che però non l'hanno mai visto in giro con nessun altro. Ma che spazzica ormai da poco più di una settimana in città. Cioè, mi dicono anche dove lo si può trovare solitamente, in qualche zona. Vaga in giro. Vabbè, me ne sto... non zoppo e poi, sinceramente. E niente, mi avvicino un attimo al falò per vedere, così, giusto per passare un 5 minuti. Va bene, intorno al falò comunque si stanno scatenando delle varie danze, grida, balli. E c'è comunque un'area di festività. Si entra dentro la locanda il frastuomo delle ride dei balli. Sì. Zac, hai finito? Io sono lì abbracciato alla prostituta, comunque sia. A lei è piaciuto molto. A quanto diavolo hai pagato il servizio? Io pago dare l'amore alle donne, non per riceverlo. Comunque, molto nobile, cavalieresco. Molto cavalieresco, io il paladino. Comunque, nel mentre le chiedo, dimmi, tu conosci un certo Mark? Che so, sono altre 5 monete d'oro. No, perché è lui. No. E invece un certo... com'è che si chiama il tizio? Io lo saprei perché comunque ce l'avreste detto. Balden. Ok. E c'è un certo Balden? No. Ah, vabbè. Spero ti sia piaciuto, cara. Ci rivedremo. È una minaccia. Esco dal posto, prendo il cavallo. Ciao. E le mando un bacio. Mentre ciao, scuola, bel maschione. Con tutta la forza del mio carisma 10. Risulta più o meno come il tizio di One Piece, quello che era brutto e poi diventa bello con i calci di Sanji. Esatto. Comunque, esco dal posto e mi dirigo verso la taverna con Renato portato per le briglie. Va bene. Renato comunque è abbastanza teso per tutti i rumori, tutti i balli e le fiamme vive lasciate in giro. Gli faccio un po' di carezze, comunque con me da tanto, dovrei saperlo. Okay, il mio lightning strike. Porco Giuda. Jormund e Lionel, tiratemi su osservare. No. Un attimo, questo no. Più uno. 12. No. Nope. Ok, a un certo punto più io. Noti che sulla porta chi dei due? Tu io ho fatto uno di meno, quindi dai, noti che sulla porta si trova un uomo totalmente sfatto e come segnato comunque dalla strada, però è chiaramente e sicuramente tuo fratello.